Ciao a tutti, siamo giunti a Scream 4 nel momento della registrazione di questo video. Siamo agli sgoccioli, sta per uscire Scream 6 e sono state pubblicate le prime recensioni della critica d'oltreoceano, ovviamente, ma a breve arriveranno anche quelle italiane e sembrano quasi tutte promuovere il film, il che, insomma, incuriosisce questa cosa, ma ovviamente non siamo qui per parlare di Scream 6, ma di Scream 4. Introduzione a Scream 4. Scream 4 è il film della saga con incasso più basso. È il film della saga che ritrova in qualche modo il duo Wes Craven e Kevin Williamson. Un film uscito nel 2011 con ancora Neve Campbell, Courteney Cox e David Arquette come protagonisti assoluti di questo film. Un film uscito nel momento sbagliato. Allora, premessa che mi ricollego a quello che ho detto negli altri tre video. Scream, dal primo al terzo, ha sempre introdotto una tematica che non era ancora così in voga e che poi ha lanciato tutto quello che è successo successivamente. Il primo Scream criticava, o comunque era di riferimento, ai vari slasher movie che non funzionavano più negli anni 90 e appena uscito Scream hanno ripreso a funzionare a bomba. Scream 2 criticava i sequel tutti uguali e sono iniziati a uscire sequel tutti uguali a bomba e funzionando tutti a livello di box office, questa è la cosa interessante. Scream 3, come ho già detto nel video, mancava un po' questa roba qua, ma ha introdotto in un certo senso il Me Too. Era una sorta di analisi molto spiccia, però c'era della Hollywood di quel periodo lì e di quello che poi è stato successivamente. Quindi diciamo che non ha rivoluzionato nulla, ma ha introdotto qualcosa di importante. Scream 4, perché ho detto che è uscito fuori tempo massimo o troppo in anticipo? Perché Scream 4 è il primo magari un po' un'esagerazione, però è uno dei primi film, remake, sequel, requel di un'era in cui, reboot, un'era in cui è tutto basato su sequel di cose andate molto bene tanti anni prima e che sono tornate di moda. Quanti remake o sequel nostalgici, seriali, filmici ci sono stati tra il 2010 e il 2023? Una valanga, sia in televisione che al cinema. E Scream 4 è stato uno dei primi e non ha funzionato. Segno che o era troppo in ritardo per essere un sequel dei primi tre, o troppo in anticipo per essere capito lo tipo di operazione che voleva essere. È un film molto nostalgico su quello che è stata la vecchia trilogia, per quanto siano passati poi in realtà 11 anni tra il terzo e il quarto, nel film hai la sensazione che ne siano passati 200, perché è tutto molto vecchio, molto antiquato. E Kevin Williamson, che è tornato in cabina di scrittura, si è in qualche modo non solo aggiornato, ma è come se tutte le idee che avesse avuto su Scream 4 negli ultimi 10-15 anni le abbia buttate qua dentro. Il prologo è una roba impressionante, estremamente divertente e soprattutto estremamente critico nei confronti di tutti i sequel. Basti pensare che senza probabilmente successo di box office che ha avuto Scream all'epoca non sarebbe mai nata una saga come Saw da un punto di vista di marketing, e Scream 4 inizia criticando tutti i sequel di Saw, o comunque criticando, omaggiandoli, criticandoli, insomma è difficile trovare il confine di Scream. E per giunta Scream 4 fa un ulteriore passo in avanti, inizia a dire che un giorno i film saranno solo politically correct. Ad esempio, c'è un personaggio che dice: sono gay, quindi non posso morire in questo film, perché poi effettivamente andiamo in quella direzione lì. Cioè, è di nuovo un film molto avanti rispetto a quello che poi è successo nei 10 anni successivi. E ancora una cosa molto interessante è il passaggio di testimone. Cosa succede quando prendi una saga che ha avuto un suo successo in un determinato periodo storico e la riproponi? È il 2011, neanche un anno dopo fu annunciata la nuova trilogia di Star Wars. Inevitabilmente non puoi andare troppo avanti senza ri ricordarti il vecchio. È come se la Disney, quando ha messo le mani su Star Wars episodio 7, 8 e 9, avesse guardato Scream 4 come manuale di istruzioni. Perché è indubbiamente vero, cioè qualunque sequel diciamo, sequel nostalgico, anche seriale, tu puoi fare un sequel di X-Files che è andato in onda 20 anni prima, ma non puoi farlo senza Mulder e Scully o senza citarli. Tu puoi fare un sequel di Twin Peaks, di Heroes, di 24, di Una mamma per amica, ti ci metto qualunque cosa, però
Per quanto tu possa andare avanti, non puoi scordarti il vecchio, perché il vecchio è sempre più forte. Questa è una lezione fondamentale per chi si mette a fare sequel di film già usciti. Perché per quanto tu possa andare avanti, devi sempre rimanere ancorato al passato. Che è un po' il problema, non è questa la sede, ma è un po' il problema di episodio 8. Perché dice lascia andare il passato. Dipende dal passato o dal modo in cui lo fai. Perché il passato a volte è troppo potente per poter essere sostituito. Ed è questa la critica e il significato che va dietro a Scream 4. Significato che va anche a sposare il colpo di scena. Perché per quanto tutti gli Scream abbiano cosiddetto whodunit, cioè chi è stato, nessuno, per quanto mi riguarda, arriva alla fine e dice oddio è stato questo. L'unico che fa un po' eccezione è il 4. Perché il 4, che la protagonista nuova sia in realtà l'assassino, spoiler. E beh, questa cosa a me onestamente è piaciuta parecchio. È piaciuta parecchio anche perché, personalmente, io non me l'aspettavo. Perché? Perché quando ti metti a vedere un sequel nostalgico e c'è un nuovo protagonista e dici vabbè, su questa ci butteranno Scream 5, Scream 6, Scream 7. Sto cazzo, Scream punta ancora sui tre originali, sui tre che non muoiono, sui tre indistruttibili, su un'ulteriore avventura di Scream, che è un po' quello che avrebbe fatto Williamson già all'epoca con Scream 3. Anche qui ci furono dei problemi tra l'autore e il produttore, quindi tra Williamson e Weinstein, infatti fu allontanata una certa, non è stato propriamente licenziato, ma una certa Kevin ha detto vabbè, il film ce l'avete, divertitevi. Wes Craven ha scritto personalmente molte delle scene, a quanto si dice quelle più horror. Il film qui secondo me è un pochino più orrorifico nelle scene di omicidio, è più cattivo l'assassino, e potrebbe essere vista anche come una critica al fatto che la gioventù di oggi è più tremenda rispetto alla gioventù precedente, della generazione precedente, ma è ritornato anche a scrivere il film Harry Kruger in qualche situazione, non mi ricordo più se è accreditato o meno, ma comunque ha lavorato anche lui a Scream 4, cioè lo stesso sceneggiatore di Scream 3, che all'epoca di Scream 3 non aveva questo gran curriculum, ma che poi negli anni ha scritto molte robe interessanti, tra cui The Ring, ha scritto, volente o nolente, amante o non amante, anche la saga di Transformers, il 2 e il 3, e poi il 4. Tra l'altro Aaron Kruger ha questa nomea di essere chiamato nel momento in cui c'è un disastro in scrittura, bisogna chiamare Aaron Kruger per risolverlo, perché fece la stessa cosa su Transformers 2. Quindi insomma Scream 4 è di nuovo un film che sviscera un qualcosa che ancora non c'era, cioè l'idea di fare tutta una roba nostalgica legandola inevitabilmente al passato. Nell'horror mi viene in mente ovviamente la saga di Halloween, che nel 2018 ha subito un reboot perché ha ributtato tutto ciò che è uscito dagli anni 80 in avanti, ma al tempo stesso si è ricollegato al primo indimenticabile capitolo, quindi in un certo senso è un'operazione figlia di Scream 4, così come tante altre, ma anche semplicemente la trilogia di Star Wars o quella di Jurassic Park, Terminator ci hanno provato, Terminator Dark Fate riprodotto e ideato da Cameron, che si ricollega ai primi due di James Cameron tagliando fuori gli altri. Scream 4, se ci fate caso, riferimenti al terzo film praticamente sono inesistenti, sono veramente minimi, se non al rapporto che potrebbe avere Sidney col fidanzato marito. C'è pochissimi riferimenti al terzo e in parte un po' al secondo, perché il secondo era l'influenza negativa di un film sulle persone. Il primo invece è tutto lì, e il quarto in un certo senso è, secondo me, probabilmente il miglior film dopo il primo, ed è quello che il quarto va a toccare maggiormente come punto di partenza per fare qualcosa di nuovo. Il prologo in particolar modo ricordo ovviamente molto quello del primo film, mentre il prologo del secondo e del terzo sono diversi. Il prologo del quarto, con la sua genialità, poi alla fine è un ritorno alle origini. Quindi insomma, concludendo un po' il discorso sul quarto film, personalmente è, fotograficamente parlando, ancora una volta Peter Deming cura la fotografia, secondo me fa uno dei lavori migliori sulla saga di Scream. La regia di Craven secondo me è molto solida, funziona. Il film forse avrebbe avuto bisogno in fase di o di scrittura o di montaggio di un pelino di qualche tempo un pochino più dilatato. Poi capisco che un horror, uno splatter, bisogna bam 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 andare alle scene cult. Però un pochino più di tempo dilatato su alcune situazioni non avrebbe guastato.
scene assolutamente alcune geniali, a parte il prologo, la scena dei due poliziotti, Adam Brody e lui era Michael Anderson. Adam Brody che scende, dice torno subito, non avrei dovuto dirlo, no, forse era Michael Anderson, vabbè, comunque, Anthony Anderson, non Michael Anderson era il nano di Twin Peaks, Anthony Anderson è il poliziotto nero a fianco a bianco in Scream, mitico anche lui, tra l'altro in Transformers di Michael Bay. Comunque, vabbè, sto volando su questa roba qua. E quella scena lì è molto molto carina, anche poi alla fine che fanno subito dopo. E ripeto, a me Il colpevole aveva all'epoca stupito, non ricordo di averlo visto al cinema, non lo so più se l'ho visto al cinema, non lo so, probabilmente no, probabilmente no. Però io ho un ricordo di uno Scream al cinema che non credo potesse essere la trilogia originale perché avevo 11 anni e andare a vedere Scream mi sembrava un po' troppo. Non andai a vedere neanche gli Scary Movie in realtà. Il primo Scary Movie che vidi al cinema è stato il terzo. No, è il secondo lo vidi al cinema. Il primo no, il secondo lo vidi al cinema. Comunque, vabbè, a parte questo viaggio nella macchina del tempo su cosa vidi al cinema, non lo so, non mi ricordo se Scream l'ho visto o no al cinema. In ogni caso, sicuramente ho visto il quinto, sicuramente vedrò il sesto. Però Scream 4 è quello che, a mio parere, mancava al terzo, cioè il metacinema, l'analisi del cinema, studiare quello che è venuto prima per rivoluzionare quello che è venuto dopo. L'incasso più basso della saga è il testimone che Scream 4 è uscito troppo presto. Scream 4, basta vedere l'incasso di Scream 5. Se Scream 4 fosse uscito nel 2016 o 2017, parleremmo oggi come uno degli incassi più alti della saga, invece ne parliamo come quello più basso, perché è uscito in un anno, in un periodo, che ancora questa voglia di nostalgia, questa mancanza del passato, questa voglia di passato, perché il cinema di oggi fa tendenzialmente cagare, ancora non c'era, perché gli anni 2000, cinematograficamente parlando, su un cinema di intrattenimento, era tanta roba. Il Signore degli Anelli, Star Wars, Harry Potter, Hunger Games, ti ci metto anche, uscito da lì a breve, ti ci metto la saga di Transformers, ti ci metto qualunque cosa, insomma l'intrattenimento non mancava e la diversificazione nemmeno, i Pirati dei Caraibi, una qualunque roba. Poi dagli anni 10 agli anni 20 tendenzialmente è morto tutto, se siamo focalizzati su sti minchia di cinecomics siamo rimasti lì e da lì non ci siamo più mossi. Per fortuna divina, le cose ultimamente stanno di nuovo un pochino cambiando, ma Scream 4 ha fatto proprio questo. Ha anticipato quest'era, ha anticipato il momento in cui Kevin Williamson ha pensato: ragazzi, se continuiamo a fare tutto il cinema così, i prossimi anni torneremo indietro perché non stiamo andando avanti. E questo, secondo me, è il significato più bello dietro a tutta la saga di Scream. Io vi ringrazio e vi saluto, vi do appuntamento a Scream 5, o meglio a Scream, perché non c'è il 5 vicino al titolo, quindi Scream, ma poi c'è il 6 vicino a Scream 6, misteri. E quindi niente, appuntamento a Scream 5 e poi ovviamente a Scream 6. Ciao a tutti!